Ciao! Anche per questa sera siamo pronti con la nostra nuova diretta. Come sempre, io qui aspetto che ci sia qualcuno di voi a farmi compagnia perché è il momento più imbarazzante. Peraltro, questa sera cominciamo la diretta con il mio stato emotivo alterato perché il martedì è il giorno in cui io arrivo a casa più presto dal lavoro per stare con Pietro, il mio figliolo che tanti di voi già conoscono. E oggi pomeriggio e stasera il figliolo mi ha fatto uscire di senno, per cui adesso sto facendo esercizio zen e sto cercando di darmi una calmata, ma vi racconterò di Pietro più avanti perché ha a che fare anche con il lavoro. Ciao Patrizia, ciao! È sempre bello e rassicurante quando trovo qualcuno di voi qui con me. Ciao Chris, ciao Ornella, ciao Cristina. È bello, comincia a diventare una cosa familiare, no? Questa cosa. Ciao Sonia! Dai un abbraccio, anzi, una coccola speciale a Diesel. Ciao Gabriella! Dicevo che devo cercare di essere zen, per cui spero di riuscire ad essere sufficientemente chiara dopo il super mega ciocco con Pietro. Adesso partiamo e facciamo tutto. Direi che. Ciao Paola! Sì, vi ho fatto uno scherzo prima perché sono agitata dopo il ciocco con Pietro, per cui ho fatto partire la diretta per cercare di capire se c'era luce a sufficienza e poi sono partita e me ne sono andata perché mi sono dimenticata di spegnere. Ma adesso partiamo, partiamo come sempre. Ciao Anna Maria, ciao Michela, ciao, tante coccolissime a gioia. Allora, l'argomento di questa sera arriva dalla quotidianità. Lo spunto di questa sera è stata una mail che mi è arrivata da una persona carinissima e devo dire che in questo progetto web sto incontrando veramente tante persone carinissime, oltre che tanti cani carinissimi. Ciao Deborah! E mi è arrivata questa mail da parte di un proprietario di un giovane husky che si chiama Kiwi, un nome figosissimo, e lui mi diceva che voleva fare qualcosa per Kiwi da subito e che si era affidato ad un centro di addestramento dalle sue parti e che gli avevano consigliato in questo centro di addestramento di essere severo. Severo, modalità più o meno coercitive, di questo ci occuperemo questa sera. Funzionano, non funzionano, servono, non servono? Questo sarà l'argomento della serata. Prima di cominciare, e ovviamente ci sarà spazio per tutte le vostre domande, prima di cominciare, come sempre, lasciatemi 3 minuti per dire due cose su di me, visto che spero che come sempre ci siano delle persone nuove. Cerco di farla semplice semplice. Sono un consulente della relazione uomo-cane, sono un istruttore cinofilo e sono un coach. Un coach vuol dire che nel tempo ho scelto di acquisire delle competenze diverse, oltre a quelle dei cani, per poter veramente lavorare con le persone. Il mio lavoro si è tanto tanto evoluto. Io ho cominciato 20 anni fa, quando c'erano solo i campi di addestramento. Sì, posso alzare un po' la voce, posso soprattutto mettere il microfono dalla parte giusta, cioè girato verso la voce e non girato verso il pavimento. Ok, così dovrebbe andare un pochino meglio. Dicevo, il mio lavoro si è tanto evoluto in questi 20 anni, da quando ho cominciato io. C'erano solo i campi di addestramento ad oggi e prima con chi c'era con me proprio all'inizio della diretta vi dicevo che questa sera ho cioccato con Pietro, il mio figliolo. 10 anni fa la nascita di mio figlio mi ha veramente sconvolto la vita e mi ha obbligata a imparare a conoscere veramente la profondità dell'animo umano, la difficoltà dell'animo umano, per cui mi ha obbligata ad occuparmi di psicologia, mi ha obbligata ad occuparmi di crescita personale, perché io crescevo e miglioravo, non ce la potevo fare con sto figlio, mi ha obbligata ad affacciarmi alla PNL, alla programmazione neurolinguistica e al coaching, e intanto, ok, a fare co da coach a me stessa per cercare di sopravvivere all'avventura Pietro, che è cominciata veramente difficile ed è diventata una bellissima avventura. Il crescere Pietro mi permette, l'aver cresciuto Pietro mi permette oggi di fare un lavoro un po' speciale con i cani e con le persone, perché il mio lavoro è proprio il gruppo, la famiglia, non è solo il cane. Il mio lavoro sono i cani e le loro persone, o le persone e i loro cani, perché è fondamentale lavorare sul gruppo quando parliamo di cani di famiglia e quando parliamo di una famiglia. L'essere sopravvissuta a Pietro e l'essere cresciuta così tanto oggi mi permette davvero di guidare le famiglie, di affiancare le famiglie, di sostenere le famiglie quando hanno delle difficoltà.
Un pezzo fondamentale che le famiglie imparino loro stesse a crescere quel cane. Ciao Valeria, i proprietari, le famiglie, chiamateli come volete. È fondamentale che siano loro ad imparare come fare perché la vita è la loro, il cane è il loro. Io sento ancora tante persone che pensano che si possa delegare l'educazione, l'istruzione, la crescita del proprio cane ad altri, tipo al campo di addestramento. Trovo che sia molto calzante l'esempio del figlio, posto che sappiamo che sono cani, non sono figli, lo sappiamo benissimo. Però crescere ed educare, ciao Max, crescere ed educare un cane, vi assicuro che non è tanto diverso da crescere ed educare un figlio, consapevoli che non lo sia. Ecco, allora il mio lavoro è aiutarvi a crescere veramente i vostri cani nel migliore dei modi possibili, nel modo più rispettoso possibile, cercando di rendere la vita facile, semplice e felice sia al vostro cane che a voi, perché è bello poter essere davvero una famiglia e poter fare davvero le cose insieme. Per cui, a differenza di tanti miei colleghi che lavorano esclusivamente sul cane, io ho scelto di lavorare sull'intero gruppo e ho scelto di usare delle modalità che certamente non sono le modalità coercitive. E quando sento parlare di modalità coercitive, ciao Susi, mi si drizzano sempre i capelli, mi sento assolutamente in dovere di fare cultura, mi sento in dovere di aiutare sia le persone che i cani. Con questo dovere che io sento addosso, con questa missione che sento addosso, faccio consulenze nella quotidianità su Torino, faccio consulenze via Skype e soprattutto ho deciso di creare un intero videocorso per poter raggiungere più persone e ovviamente più cani possibili e per aiutare più cani e più persone possibili. Dopo parleremo ancora del videocorso, delle modalità che vi possono aiutare in questo corso. Intanto vi dico che ho chiamato questo videocorso Educa il tuo cane e che lo trovate sul sito di Cani per Amici, cioè www.caniperamici.it, ma avremo assolutamente possibilità di parlarne dopo. Vi dicevo che lo spunto di questa diretta è arrivato dalla quotidianità. Dalla mail di Luca, papà di già famiglia numerosa, famiglia che ha scelto di adottare un cucciolo. Loro si sono rivolti e già secondo me hanno fatto una grande cosa. Ciao Monica, ciao Giampaolo, perché hanno scelto da subito di fare qualcosa per il loro cane. Hanno scelto di appoggiarsi ad un centro cinofilo vicino a loro. Qual è stato il problema? Il problema è stato che il centro cinofilo ha proposto loro delle modalità, chiamiamole severe, io non so esattamente quali fossero, e usiamo questa cosa come spunto di riflessione. Modalità severe, perché il cucciolo in questione, che si chiama Kiwi, nome figosissimo, è un cucciolo di Husky, per cui è stato detto loro, ciao Claudia, ciao Olga, è stato detto loro che bisognava usare delle modalità severe. E spiegare subito a Kiwi chi comanda, perché a maggior ragione con un husky è necessario lavorare in questo modo. Questa è la prima storia che mi ha mossa per questa diretta. Qualche giorno fa c'è stata una seconda storia che mi ha mossa per questa diretta. Sempre un cucciolo, è un caso. Un cucciolo di pastore, un cucciolo di pastore svizzero, quei cani, quei pastori tutti bianchi, già un cane mite. Ciao Valentina, anche questa persona ha scelto di fare qualche cosa per il suo cane, si è rivolta ad un centro di addestramento. Questo cane raccoglieva le cose da terra e al centro di addestramento hanno detto loro la stessa cosa, che da subito doveva spiegare a questo cane chi doveva com chi comandava e che se il cane si permetteva di raccogliere qualche cosa da terra, lei doveva tirare a questo cane, che è un cane mite oltretutto, una bottiglietta d'acqua direttamente in faccia, ovviamente con l'obiettivo di spaventarla. E non solo, sempre di questi giorni, un altro cane che ho per le grinfie, che si chiama Lupo, Lupo è un incrocio terrier. E hanno detto sempre nel solito campo di addestramento che non, è uno e uno, ci sono tutti i posti diversi e non ci interessano i posti, ci interessa solo comprare. Mi date un secondo che arriva. Ho dato il permesso a Pietro di venirci a salutare, visto che abbiamo discusso tutta la sera, gli ho detto che avrebbe potuto venire a darmi un bacio, abbiate pazienza. E dicevo tutti i posti diversi, però la teoria è sempre la stessa. Modalità impositiva. Vi stavo parlando di Lupo e anche alla proprietaria di Lupo hanno detto che Lupo si comportava male, Lupo abbaia alle persone, ai cani per paura, ve la faccio brevissima, che si comportava così perché lei
non si sapeva imporre a sufficienza. Allora, tutte queste cose mi hanno mossa a farvi riflettere. Io non voglio passarvi il messaggio che il mio metodo, che è rispettoso, sia l'unico al mondo, perché non è vero. Voglio portarvi quali sono i pro e i contro di questo metodo e voglio farvi riflettere su quali sono i pro e i contro di un metodo invece coercitivo. Coercitivo nella misura in cui si impone sul cane e obbliga il cane a delle performance. Facciamo degli esempi concreti. Esempi concreti di metodi coercitivi. Ancora oggi io vedo delle persone che usano il collare a strangolo e usano il collare a strangolo perché certi miei colleghi, faccio fatica a chiamarli colleghi, ma in realtà lo sono, ancora oggi fanno usare il collare a strangolo. Io non sono una talebana, trovo che gli strumenti possono essere tanti, ma il collare a strangolo per me è veramente coercitivo. Perché? Per come funziona il collare a strangolo. Io l'ho provato e ti invito a provare un collare a strangolo. Come lavora il collare a strangolo? Di colpo, al momento in cui il cane si comporta male, uno strattone bendato chiude. Ma se sta passando l'aria nella trachea, il collare a strangolo chiude sulla trachea e impedisce in quel momento la respirazione. Funziona, se usato bene funziona, perché un cane impara ad evitare che gli venga dato quel colpo sul collo. Se non usato bene, il cane sta da schifo, c'ha male al collo e comunque il problema permane, per cui non è neanche uno strumento facile da usare, ma non è questa la questione. La questione è, e usiamo questo del collare a strangolo come esempio, come vogliamo crescere il cane che abbiamo deciso di prendere con noi, che sia un cucciolo, che sia un adulto, non cambia assolutamente niente. Vogliamo che si comporti in modo adeguato sulla base dell'obbligo, sulla base del evitare di fare certe cose perché ha paura di noi, perché il collare a strangolo su questo lavora. E vi ricordo, pure del collare a strangolo è un esempio. Se la tua risposta è sì, se per te il fine giustifica i mezzi, va bene. Questo sicuramente non è il posto per te e sicuramente io non sono la persona per te, ma è una scelta che io rispetto. Oppure vogliamo usare delle modalità diverse che implichino crescere questo cane facendo sì che si fidi di noi, che si affidi a noi e vogliamo rimboccarci le maniche per insegnargli a comportarsi nel modo giusto, perché è più facile andare ad inibire tutto ciò che non va bene. Sicuramente è più facile, ma è questo quello che noi vogliamo costruire con il nostro cane? Secondo me, di nuovo, quello del figlio è un buon esempio. Io sono sicura che si possano crescere dei figli esclusivamente a suon di no e a suon di ciaffoni. E sono anche abbastanza sicura che apparentemente questi figli saranno molto adeguati, ma apparentemente, ma quale sarà la relazione con questi figli? Ma quale sarà l'emozione profonda di questi figli? Sarà un'emozione di rispetto nei nostri confronti? Sarà un'emozione che avrà a che fare con l'amore, che avrà a che fare con la fiducia o avrà a che fare con l'evitamento, con la paura? Riflettete. Io so che nel momento in cui uno si rivolge ad un professionista, un pseudoprofessionista, dando per scontato che lo sia, si affida a questo professionista, ma io vorrei come prima cosa farvi riflettere, cercate di riflettere sulle cose. Usiamo l'esempio della pastorina e il fatto che lei raccogliesse da terra e il lanciarle la bottiglia piena d'acqua. Facciamo due riflessioni. Uno è un cucciolo, i cuccioli, come tutti i bambini, hanno una fase esplorativa, cioè tendono a mettere tutto in bocca. E se quella fase lì viene castrata quando sono piccoli, viene inibita quando sono piccoli, quasi sempre viene fuori dopo. Ma lasciamo stare anche questa cosa. Secondo voi, quella cucciola cresce affidandosi alla sua proprietaria, stimando la sua proprietaria o comincerà ad averne diffidenza? Ma voi immaginatevi un cucciolo a cui tiriamo tutte le volte che raccoglie qualcosa da terra una bottiglia in faccia. Riuscite a comprendere che cosa può provare quel cane? E davvero possiamo pensare che con quel cane si possa creare una relazione vera, una relazione di fiducia, che è quello che vogliamo costruire con il nostro cane per amico? No. No, cercate sempre di riflettere su queste cose.
E l'altra cosa che ci siamo detti? Il capobranco, diventa quasi sempre la soluzione, cioè il tuo cane non si comporta in modo adeguato perché tu non sei il capobranco. Sono sicura che in tanti di voi questa cosa l'abbiano sentita e risentita. Due parole, da dove diavolo arriva questa questione? Arriva da una falsa credenza che avendo il cane ciao Sara, avendo il cane in comune con il lupo, buona parte del patrimonio genetico si comporti come il lupo. In più abbiamo studiato il comportamento del lupo in cattività, neanche in natura, e abbiamo desunto che anche il cane si comportasse con un lupo, come un lupo, che avesse una struttura gerarchica verticale e che anche all'interno del gruppo famiglia cane-uomo, il cane dovesse avere un riferimento esattamente come nel gruppo in natura, non in natura, come nel gruppo che abbiamo studiato in condizione di cattività e di conseguenza che la relazione dovesse funzionare nello stesso modo, con un leader che si impone sugli altri. Dobbiamo fare un bel po' di passi indietro. Prima abbiamo studiato dei lupi in cattività, non dei lupi in natura. Due, oggi, sottolineo oggi, ma in realtà da un po' di anni, sappiamo che il fatto che il cane abbia in comune buona parte del patrimonio genetico con il lupo non fa del cane un lupo. Il comportamento sociale del cane è diverso dal comportamento sociale del lupo. Vi faccio un esempio banale. L'uomo, noi, abbiamo in comune buona parte del patrimonio genetico con le scimmie. Ci comportiamo come le scimmie? No, è la stessa identica cosa. In più, oggi abbiamo avuto l'opportunità negli ultimi anni di osservare i cani in natura, perché abbiamo qui da noi in Italia al sud tantissimi gruppi di cani sul territorio che sono cani semiselvatici o selvatici e abbiamo potuto osservare come funziona la dinamica del branco, la dinamica del gruppo. Ve la semplifico. La dinamica del branco, la dinamica del gruppo è quella di una famiglia dove ci si aiuta, dove ci si sostiene, non dove uno comanda con la forza, non dove uno si impone con la forza. Ciao Katia! E tutti gli altri obbediscono. Quindi ogni volta che voi vi sentirete dire il tuo cane non si comporta bene perché tu non sei il capobranco che ti devi imporre, tappatevi le orecchie. Aspettate che leggo cosa mi dice Valentina. Una volta mi sono rivolta ad un addestratore, mi ha detto che gli esercizi vanno fatti eseguire con la forza. Sono scappata a gambe levate. Grande Valentina, io vorrei veramente farvi riflettere su questa cosa, farvi riflettere, rendervi consapevoli. Poi la scelta sarà la vostra, davvero. Io non voglio convincere nessuno, voglio solo portare dei dati e poi su quei dati voi farete le vostre valutazioni. Perché scappare a gambe levate da chi vi dice devi importi come il capobranco, ma semplicemente perché oggi non è più vero, per cui evidentemente quella persona non è sufficientemente aggiornata, quindi non può essere una buona guida per te e per il tuo cane. La famiglia parla di... Ciao Arianna! La famiglia parla di due adulti e di un gruppo di giovani, o due zii, due adulti e un gruppo di giovani. Non che non ci debbano essere delle regole in questa famiglia, ma esattamente come nelle nostre famiglie. Ci saranno degli adulti di riferimento che prenderanno la maggior parte delle decisioni, ma in funzione del benessere di tutto il gruppo. È giusto che il tuo cane veda in te un adulto di riferimento, lo mettiamo tra queste virgolette. Pietro vede in me un adulto di riferimento, questa è la misura ed è giusto che l'adulto di riferimento dia delle indicazioni, dia delle regole, è giusto che quell'adulto di riferimento si prenda delle responsabilità al posto del cane, ma non che obblighi il cane a fare questo, questo e quest'altro, perché alcuni cani si fanno schiacciare, sottomettere, si adattano, saranno dei cani probabilmente poco felici, ma si adattano. Ma molti altri cani, come molte persone, non si fanno schiacciare. Ciao Giancarlo, non si fanno schiacciare e si ribellano. È buon per loro. Allora, questa cosa che è venuta fuori dalla mail di Luca, delle modalità che devono essere delle modalità severe, mi ha molto fatta sorridere e mi ha immediatamente portato alla memoria un'altra mail che io avevo ricevuto un paio di anni fa. Molto molto simile a quella nella quale un'altra persona,
che aveva preso un cucciolo di husky, mi scriveva qualcosa del tipo: mi hanno detto che mi devo imporre, che devo essere il capobranco perché è un husky, mi hanno detto che non deve dormire sul divano, mi hanno detto che devo passare per primo dalle porte, mi hanno detto che deve mangiare dopo di me e che devo da subito spiegare chi comanda. Mi ha fatto tanto sorridere ricordare quest'altra mail, perché è la mail di una persona che fa parte del gruppo che ha proprio anche lei un cucciolo di husky che si chiama Akira, ed è una persona della quale io ho enorme stima. Lei si chiama Deborah. Ho enorme stima perché Deborah, in quell'occasione, quando le dissero tutte queste cose, lei ha fatto una scelta. Ha scelto che per lei e per il suo cane quelle modalità non erano le modalità giuste. E ha deciso di appoggiarsi a me e di appoggiarsi al videocorso Educa il tuo cane. E oggi è bellissimo sentire i racconti di Deborah e vedere le foto di Kira, che veramente hanno creato una coppia meravigliosa, una relazione che si basa sulla fiducia e che poi ha fatto sì che la Kira diventasse un cane competente, solido, educato e anche obbediente. Per cui è stato molto bello vedere queste due. Ciao Cristina, mi stai aprendo un mondo. Grazie Raffaella, grazie infinite. È stato fantastico mettere queste due mail a confronto perché veramente mi hanno dato da pensare. Eccola qua, Debora, la scelta migliore della mia vita. Ti adoro, Debora. Veramente, io ho tanta stima di Debora perché lei ha fatto veramente tanto perché. Ok, dobbiamo cercare di scegliere dei professionisti che ci guidino nel modo giusto. Dobbiamo trovare la nostra strada e poi però è fondamentale fare, rimboccarsi le maniche. Molto spesso le modalità impositive e performative sembrano più veloci e più efficaci. Sembrano, ve lo sottolineo 100.000 volte. Invece lavorare sulla relazione implica fare il giro un po' più lungo. Però vi garantisco che fare il giro un po' più lungo vi porterà dei risultati definitivi, non sarà il solito tappare il buco, occuparsi di quella piccola cosa. Questo ci tenga a sottolinearlo un milione di volte. Ok? Grazie Deborah, grazie mille. Perché ci tengo anche questa sera a portare questi argomenti? Perché mi dispiace vedere che le persone, chi ha un cane e si affida a questi professionisti, non avendo idea, anche il mio Giaso mangia per ultimo, se non fosse che soffre di gastrite. Aspetta che ne ho perso un pezzo, mi è partito. Intanto cerco di leggere le vostre domande per poi partire a darvi un po' di risposte. Dicevo, qual è il problema? Il problema è che chi ha un cane e sceglie di fare qualcosa e non ne sa niente, si affida a chi ritiene essere un professionista. Già l'altra volta, nell'altra diretta, vi dicevo purtroppo, per fare apparentemente questo mio lavoro, basta studiare un po' di weekend e dare un esame con il proprio cane, ma capite che questo non può fare di una persona, fare la professionalità di una persona, perché è troppo poco. Eppure questo basta per poter scrivere di essere istruttore cinofilo. Allora, per me è fondamentale accompagnarvi a comprendere di fare delle scelte giuste per voi e per il vostro cane, delle scelte che siano rispettose per il vostro cane e anche efficaci, perché il sugo della storia è che passando attraverso relazione e comunicazione, facendo il giro un po' più largo, diventate veramente efficaci, mentre le metodologie coercitive tendono ad attappare il buco, ad occuparsi di quella che io spesso vi chiamo la punta dell'iceberg, cioè del piccolo problema o del grande problema, ma senza occuparsi di tutto quello che c'è sotto che ha procurato quel problema. Per cui prima o poi questa punta dell'iceberg viene fuori nuovamente. Per cui io mi sento il dovere morale di aiutarvi a comprendere. L'altra cosa che è stata detta a Luca è che bisognava essere rigorosi e bisognava essere severi, usare modalità coercitive perché si trattava di un Siberian Husky, per cui cani indipendenti. Voi sappiate che la razza porta con sé delle caratteristiche proprie dei cani, quelle che in alcune dirette fa abbiamo chiamato le motivazioni di razza, ed è oggettivo che ogni cane sia diverso e che ogni cane
abbia delle vocazioni precise, ma lavorando sulla relazione, sulla comunicazione e andando a conoscere quelle che sono le vocazioni di razza di ogni cane, poi potete veramente insegnare qualunque cosa voi desideriate, senza necessità di modalità coercitive. Ed è vero, sì, che l'individuo fa la differenza, per cui al di là della razza ci sono individui più miti e ci sono degli individui invece super presuntuosi, prepotenti, rompipalle, sono tutti fighi loro. Ed è ovvio pensare che con chi è mite sia meglio utilizzare metodologie non coercitive. Aspettate che leggo. Ho assistito alla lezione di un addestratore con un gruppo di cani aggressivi. In pochi minuti andavano al guinzaglio accanto a lui. Che meccanismo scatta nel cervello di un cane quando si usa quel metodo avanti e indietro con il collare a catena? Questa è una domanda veramente interessante. Aspettate che me la scrivo così appena ho finito di parlare ci torno. Su e giù, collare. Ci siete ancora? Sì. Ok. Vi dicevo, gli individui, è facile pensare che con un individuo mite sia meglio usare metodologie tranquille, soft e rispettose. Molto spesso si pensa che con cani che sono prepotenti o si comportano in modo aggressivo, invece si debbano usare metodologie coercitive. Ricordatevi che non è affatto vero, anche perché spesso questi cani con metodologie coercitive, se non usati in modo estremamente punitivo e severo, si ribellano. E molto spesso questi cani che si mostrano tutti sbruffoni e aggressivi sono cani che sottolineano delle fragilità e delle difficoltà, esattamente come le persone, per cui è fondamentale che vengano presi con le buone, che si aggiri il problema e che si trovi una modalità. E non vi sto dicendo che questi cani possono fare tutto quello che vogliono, è fondamentale che voi siate delle guide e diate delle regole. I cani particolarmente prepotenti e rompipalle hanno bisogno veramente di proprietari centrati, coerenti, che siano sempre sul pezzo, ma non c'è nessun bisogno di essere impositivi o coercitivi. Questo è il messaggio fondamentale che vi voglio passare. Condivido, però penso che nonostante la razza, come noi, anche loro hanno il proprio carattere. Sì, è quello che vi stavo dicendo, cioè c'è la razza. E c'è l'individuo, ma il sugo della storia che voi abbiate un individuo mite e mesto o che voi abbiate un individuo super figo, non avete bisogno di essere coercitivi. Certamente con il super figo prepotente avrete bisogno di lavorare molto di più e di essere molto presenti in quella cosa. Con i cani più miti diventa semplicemente più facile, per cui con alcuni cani bisognerà lavorare tanto tanto, con alcuni cani si potrà lavorare molto meno. Ti faccio un esempio che ho fatto oggi ad una persona, fatemi solo leggere. Ciao Cristina, io ho uno Shiba, si chiama Camilla, è testarda come pochi e quando siamo in passeggiata tira come un trattore, è testarda come pochi. Ecco, con quelli testardi come pochi dovete essere anche voi testardi come pochi, ma nel senso di essere risoluti e coerenti. L'esempio che facevo oggi era questo, poi cerco di stringere per dare spazio a voi. Se nasci Claudia Schiffer, vi porto lei perché c'era lei ai tempi miei, con pochissima manutenzione, veramente con pochissimo lavoro, sarai super gnocca. Ma se tu sei nata bassa, cicciotta e nera di capelli, per riuscire a diventare come Claudia Schiffer, ti serve un lavoro enorme, ti serve un lavoro continuo e costante, devi stare a dieta tutta la vita e tingerti i capelli tutta la vita. Riuscite a capire qual è la grande differenza con alcuni cani facili e con alcuni cani difficili? Esattamente come il voler essere come Claudia Schiffer, nascere magra, alta, con i capelli già biondi, e voler essere Claudia Schiffer, nascere cicciona con i capelli scuri. Spero di riuscire a spiegarti questa roba. Mi permetto di consigliarti il videocorso, ti si apre un mondo. Grazie Loredana, grazie infinite. Io vi ringrazio sempre tanto di queste testimonianze sul videocorso perché mi sento veramente addosso il dovere morale di aiutare più cani e persone possibili. E il videocorso è stato creato proprio per raggiungere più cani e persone possibili perché io una sono, a Torino sto e purtroppo quello che posso fare nella quotidianità è proprio questo. E l'idea del videocorso è proprio come prima cosa aprirvi un mondo, accompagnarvi a entrare nel mondo del vostro cane, a comprendere che cosa c'è lì sotto, è proprio l'accompagnare i proprietari a diventare capaci di scegliere che cosa fare con il loro cane, perché hanno imparato a comprenderlo, perché hanno imparato a comunicare, perché hanno imparato a creare una relazione.
Non vi limiterete con il videocorso a tappare i buchi, a risolvere le piccole cose. Andrete prima sotto, andrete in profondità e poi sì che vi potrete occupare di risolvere quelle che sono le difficoltà o di aiutare il vostro cane se ha delle difficoltà. Credo che questo sia proprio un modo diverso di guardare le cose. Il mio cane si comporta male, c'è sotto un problema che fa sì che lui si comporti male. Io imparo a riconoscere il problema e a occuparmi di che cosa lì c'è sotto, cosa c'è lì sotto per poterlo cambiare. Non vi aspettate nel videocorso di trovarvi solo quattro esercizi. Dai 45 video che ci sono, il seduto, l'aspetta, il fermo, sono un pezzo microscopico perché poi c'è un mondo tutt'attorno, perché la vita quotidiana non è seduto, terra e resta. Io ricordo con il mio primo cane corso che gli avevo insegnato sul campo di addestramento seduto, terra, resta, vieni e la condotta al guinzaglio. Lì sul campo di addestramento lui faceva tutto, portato nella vita reale. Non faceva più niente perché i problemi erano altri. Aspettate che io leggo. Un labrador nero, nonostante la sua dolcezza, colpa probabilmente della sua insicurezza. Ha delle reazioni. Un labrador nero, nonostante la sua dolcezza, ogni tanto ha delle reazioni, come mi hanno detto, tanto poca colpa probabilmente della sua insicurezza. Insicurezza. Aspettate che questa mi sembra un'altra cosa interessante da scrivere. Vi dicevo, il mio cane corso nella vita reale, lui abbaiava alle persone, abbaiava agli altri cani, era sempre, sembrava sempre arrabbiato e triste. È proprio vero, Diesel è un super gasato per gran parte della giornata, fa tanto il figo, ma perde proprio se tutta fragilità. Grazie a te per i tuoi consigli, sto imparando a leggere molto meglio nella sua personalità. C'è tanta roba da fare, ma dobbiamo riuscirci. Ma certo, Sonia, che ci riuscirai. Dicevo, il mio cane corso abbaiava le persone, abbaiava gli altri cani, perché era un cane fortemente insicuro. Nella vita di tutti i giorni, quattro esercizi che avevo imparato sul campo di addestramento non ci servivano a niente. Io ricordo che lui abbaiava ai cani e io gli dicevo seduto. E questo mi guardava come se fossi fuori, perché c'era un'emozione in lui che lo muoveva e non poteva mettersi seduto, e tantomeno il seduto poteva risolvere quel problema. Bisogna imparare ad andare sotto. Ricordatevi che i quattro esercizi sono solo un pezzo. Questo è il motivo per cui nel videocorso ho scelto veramente, prima di darvi tutta una parte di competenza, cioè di insegnare veramente a voi come fare e poi darvi le soluzioni ai problemi. Ma le soluzioni ai problemi da sole non stanno su se sotto non avete costruito una relazione. Spessissimo io vedo persone che chiedono il consiglietto al volo. Ho smesso di dare consiglietti al volo, ma non perché non voglio più darli, ma perché non sono efficaci. Cioè, un consiglietto al volo tappa un buco, ma non vi risolverà mai definitivamente la situazione. Cercate di comprendere che è fondamentale investire del tempo e in parte anche del denaro per comprendere, per imparare, per poi fare, perché questo cambierà la vita del cane, del proprietario, ed è per questo che mi sento veramente questo dovere morale di cercare di spronarvi a muovere le chiappe, a fare qualcosa con il vostro cane. E so che molte persone sono scettiche sull'idea di un videocorso. È comprensibile, no? Non avendolo mai provato, anch'io all'inizio, quando ho scelto di creare questo videocorso, ero scettica. Poi ho pensato che anche quando faccio le mie consulenze, comunque io prima insegno e poi faccio vedere che cosa fare con il cane velocemente, perché passo subito alle persone le mie competenze. Per cui nel videocorso ho fatto esattamente la stessa cosa. Ho preso dei cani che non avevano mai fatto niente. Le 10 lezioni fatte sul campo non fanno relazione con il cane. Il cane non deve essere un soldatino quando sta da solo con noi. Verissimo, peraltro è difficile che riesca anche a riprodurre l'essere soldatino con voi. Vorrei sempre sottolineare questa cosa. Dicevo, capisco lo scetticismo. Ho preso cani in questo videocorso che non avevano mai lavorato e ho insegnato loro, ma pezzettino per pezzettino, giorno dopo giorno, tutto ciò che serve nella vita reale. Ecco perché anche attraverso un videocorso ho la possibilità, ascoltati rasserenante, grazie, ho la possibilità di accompagnarvi veramente come se fossi lì con voi. E l'altro giorno una persona mi ha detto: ma se io non capisco. Allora, uno è difficile non capire perché è proprio fatto pezzettino per pezzettino, giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, che cosa devi fare? E se proprio non riuscissi a fare, io ho scelto, credo di essere l'unica che fa videocorsi che ha fatto questa scelta, di affiancare chi decide di infilarsi in questa avventura del videocorso, dell'educazione del proprio cane, di sostenere per i primi 15 giorni. Primi 15 giorni perché ti danno il tempo di guardare una parte del videocorso, capire come funziona e vedere se hai bisogno di me.
ma quasi tutti hanno poco bisogno di me, se non a volte per essere rassicurati. Io questo lo capisco e questo è anche il mio ruolo. Per cui comprendo lo scetticismo e ringrazio tanto le persone che scrivono i feedback dopo aver provato il videocorso, perché davvero spero che possa aiutare anche altri a cambiare la loro vita. Allora, adesso basta. Adesso vi ho dato tutta una serie di indicazioni, come sempre, sulle quali spero voi possiate riflettere. Mi è solo più venuto in mente un'ultima cosa pratica per riagganciarmi a prima e poi partiamo anche con le vostre di domande. Il cane sul divano, il cane che passa per prima dalle porte, il cane che mangia dopo di voi. Rilassatevi. Quando ci sono delle problematiche, cioè quando io ho dei cani competitivi, conflittuali con i proprietari che vogliono decidere sempre loro, cerco di semplificarvelo. Uso tutta una serie di strategie per modificare la percezione del cane del suo ruolo e a volte tiro dentro anche il divano, ma semplicemente perché un ruolo privilegiato. Ma se non avete problemi di relazione con il vostro cane, aspettate che c'è una domanda. Ho un bull terrier, a casa obbedisce, quando la portavo ad addestramenti e vedeva altri cani, obbediva zero, dovevo andarla a prendere. In realtà il tuo sostegno io ce l'ho da 2 anni ormai. Grazie Loredana, grazie mille. Sì, quando non avete problemi, ogni tanto perdonatemi, ma ogni tanto le vostre testimonianze veramente mi toccano. Se non avete problemi, se avete un cane normale, non c'è motivo per cui il vostro cane non debba stare sul divano, sul letto, se a voi fa piacere, perché non c'è una regola né per farlo stare su né per farlo stare giù. Due, io a volte insegno alle persone ad uscire prima. Cristina, gli ho acquistato il videocorso a dicembre, ma per importanti problemi non l'ho potuto ancora vedere. Non è di conseguenza essere aiutato da te per 15 giorni. Si può rimediare? Scrivimi una mail, Giancarlo, ne parliamo a quattro occhi, miei e i tuoi. A volte insegno ai proprietari a far uscire i cani dopo di loro, ma lo faccio non per una questione di io sono il capo, tu non sei il capo, ma lo faccio con i cani che escono troppo eccitati, per cui lavoro in questo modo sull'autocontrollo, che è una cosa che non ha niente a che fare con io sono il capo e ti comando. Ok? E adesso basta. Adesso vi ho detto tutta una serie di cose, adesso parto con le vostre domande. Intanto, mentre le leggo, ciao Luigi, comincio a rispondere alle due cose che mi ero segnata. Oriana dicevo, ho visto un addestratore in campo, credo in campo, con il collare a strangolo che andava su e giù con dei cani che si comportavano in modo aggressivo. Funzionava? Sì, funziona. Cioè, se un addestratore dà 2 o 3 colpi assestati bene con un collare a strangolo, soprattutto con gli strangoli messi su, quando il cane prova a fare la cosa sbagliata, tipo abbaiare un altro cane, una botta decisa fa sì che il cane si inibisca, ok? Si inibisce vuol dire che il cane ha paura e la paura è più grande di quel comportamento che lui metteva in pista, cioè l'abbaio verso gli altri cani. Un buon addestratore su un campo di addestramento può riuscire a fare questa performance. Motivo paura. Ma secondo te, tu con il tuo cane, nella vita di tutti i giorni, puoi ripetere quella performance nello stesso identico modo? No. Due, vuoi lavorare con quella modalità lì, come ti dicevo prima, cioè vuoi lavorare anche se ne fossi capace. Ammettiamo che tu riesca a dare quegli stattoni dati veramente bene da far male, perché sennò il cane continua ad abbaiare. Ma è quella la relazione che tu vuoi creare? Cioè vuoi una relazione basata sulla paura? A te la scelta, ok? L'altra cosa, l'insicurezza. Sapete che la stragrande maggior parte dei cani che abbaiano alle persone, o la stragrande maggior parte dei cani che abbaia agli altri cani, non vi ho detto tutti, vi ho detto la stragrande maggior parte, sono cani che sono insicuri. O sono cani che sono socializzati non sufficientemente bene. Perché abbaiano? Perché imparano una strategia molto efficace. Nel momento in cui hanno un po' di timore, l'abbaio fa sì che la persona o l'altro cane stiano un po' più lontani, per cui diventa semplicemente un meccanismo funzionale per i cani un po' insicuri. Secondo voi è giusto lavorare sull'inibire un cane che abbaia una persona perché è insicuro? Risolveremo il problema o tapperemo il buco? Lo dico io, tapperemo semplicemente il buco e non otterremo nessun risultato a lungo termine e continueremo ad avere un cane
che non sta bene, perché se di fondo c'è un'insicurezza, è sull'insicurezza che dobbiamo andare a lavorare. E un grossissimo pezzo con i cani insicuri è lavorare sulla relazione affinché si affidino e si fidino del proprietario. Ed è fondamentale che il proprietario si prenda la responsabilità al posto di quel cane dell'incontro con l'altra persona. Una cosa molto efficace, della quale vi ho già parlato tante volte, e ve lo dico per darvi un input e per aiutarvi a comprendere, è invece di punire il cane quando abbaia perché è in difficoltà, è frapporsi, cioè mettersi in mezzo tra il cane e la persona che gli sta creando difficoltà. È proprio un comunicare al cane: mi prendo io la responsabilità di quella cosa che ti fa paura, tu non ti preoccupare. Certo che per fare questo, prima monte, dobbiamo aver creato una relazione che sia veramente una relazione importante basata sulla fiducia. Ok? Andiamo avanti, io andrei avanti a rispondere alle vostre domande, ma a me qui si è incastrato tutto. Ok, si fa anche tra cani. Immagino che Chris si riferisca al mettersi in mezzo. Allora, considerate che quando un cane abbaia agli altri cani, le motivazioni, ciao Francesca, possono essere diverse. Molto spesso i cani abbaiano agli altri cani. Aspettate solo che mi scriva ancora una domanda, eh. Indire per un cane è stimolante, divertente, una forzatura. Oddio, non sono riuscita. Adesso mi sono partite tutte, non riesco più a leggerne neanche una. Aline è molto insicura e qui nel paese la prendono tutti per la cattiva della situazione. Dobbiamo acquistare il tuo fantastico videocorso. Vai, Claudia, adesso questa cosa dell'insicurezza mi rendo conto che è un problema di tutti. Torna alla risposta di Chris. Se un cane abbaia un altro cane, mettersi in mezzo, funziona lo stesso? Sì? È sempre una buona modalità, considerando che un cane che abbaia un altro cane lo può fare per diversi motivi. Molto spesso l'essere trattenuto al guinzaglio dà poca opportunità di spiegarsi e di comprendere l'altro cane, per cui il guinzaglio fa sì che questo problema peggiori. Oppure a volte i cani abbaiano all'altro cane per ipereccitazione, perché sono gasati come non so che cosa, a volte per tutte e due le motivazioni, e poi quella roba lì diventa uno schema vero e proprio. Sicuramente il mettersi in mezzo, il prendersi la responsabilità dell'incontro, anche quando si parla di cani, può essere un aiuto. È un po' più complicato, cioè è già una cosa che implica un lavoro grosso dietro, però è un buon input che vi posso dare. Ad oggi, se voi avete un cane che ha difficoltà con le persone o con gli altri cani, usate la distanza di relazione, cioè passate più lontano e frapponetevi, mettetevi in mezzo. Non è in nessun modo la soluzione, perché è una questione sfaccettata e complicata che ha bisogno di tanto, però è un buon pezzo che può semplificare la vita al tuo cane. Io ci ho provato, oh, me lo sono perso, a mettermi in mezzo, ma non funziona, lui cerca di aggirarmi. Quello che vi dicevo è complicato, cioè non faccio fatica a dirmi fate così, perché quello è il gradino 7, vi mancano tutti gli altri. L'importante è che riusciate a comprendere che è proprio questo, il concetto di responsabilità. Io mi prendo la responsabilità, ok? Poi bisogna vedere il livello di attivazione emozionale, di eccitazione del cane, quanto c'è la relazione. E poi ovviamente ci sono dei pezzi pratici e concreti che vanno costruiti prima. Però è già un bel passo che voi comprendiate che la responsabilità è la vostra. La mia più che abbaiare attacca se mi avvicinano. Questa cosa potrebbe avere a che fare anche con la territorialità, oltre che con l'insicurezza. Ovviamente faccio fatica a darvi dei consigli su queste cose, perché in scienza e coscienza c'è bisogno di sapere più cose. Ecco perché usiamo queste dirette, per dare degli spunti e per riflettere. Tutto quello che vi serve, partendo da zero, lo potete trovare nel videocorso. Come fare se il mio cane sente la mancanza del mio compagno partito per 6 mesi? Sono molti cani che patiscono la mancanza di una persona e spesso è anche il cambiamento di uno schema, cioè proprio il cambiare la routine che è molto molto faticosa. Come fare per aiutare un cane che ha questo tipo di difficoltà? Dandogli tempo, accogliendo il momento di dolore e di difficoltà, perché servirà del tempo, non un po' come un lutto, serve del tempo. Lo puoi aiutare con dei fiori di Bach e poi con il sostituire, cioè visto che è venuto a mancare una persona, un pezzo di relazione,
puoi sostituire una parte di quella relazione facendo fare più cose divertenti e portandoli in contesti che per quel cane sono divertenti e appaganti, come ad esempio il bosco, la natura, la campagna. Per qualunque difficoltà voi abbiate, il vostro cane abbia, ricordatevi che i boschi, la campagna, la natura, se non ve la sentite di liberarli con una lunga corda, sono veramente un modo fantastico per abbassare il livello di stress e per far stare meglio quel cane in generale. Vediamo se riusciamo ancora a rispondere ad una domanda. Anche il mio Remi. Ciao Cristina, la mia cucciolona di Husky. Luna, affettuosa e molto in equilibrio, la mattina quando si sveglia ed esce dalla sua casetta mi vede, mi viene subito incontro per farmi le feste e ricevere le mie. Non è mica facile parlarvi e leggere quello che scrivete. Le mie coccole mi rizza il pelo, ma è normale. No, non è normale, però il tuo cane è un individuo, quindi boh, magari rizza il pelo perché lei è fatta così, magari rizza il pelo perché c'è un piccolo momento di difficoltà, boh, non ti so dire se sia A o B, cerca di osservare, perché quello è un solo segnale. Quando parliamo di comprendere la comunicazione del cane, sono tantissimi i segnali che dobbiamo mettere insieme, non soltanto uno. Anche in questo vi guida il videocorso, cioè cerchiamo di capire come fare a decifrare quello che ci dice l'altro. E spesso voi mi scrivete nel gruppo, cosa vuol dire se il mio cane fa questo? Ma se io mi copro tutte e vedete soltanto la bocca, non riuscite a capire che cosa io vi voglia dire, perché vi manca tutto il resto della comunicazione, ok? Quindi sono tante le cose che dobbiamo guardare. Ah, bellissimo, grazie. Non so che cosa sia bellissimo, ma no, va bene così. Allora, vediamo se riusciamo a rispondere ancora una domanda e poi anche per questa sera chiudiamo la nostra diretta. Vediamo se ne trovo ancora una. Se no ve lo racconto io. Prima ho letto di Aileen. Se ben ricorda, Eileen è una golden. È una golden insicura. Anche se è una golden, quando vede delle cose che la preoccupano, lei abbaia. Abbaia perché ha imparato che quella roba lì è funzionale. Per cui se abbaia, le persone del paese le stanno lontane. Perché lei non vuole che le persone l'avvicinino. Soltanto che, essendo lei una golden, le persone partono dal presupposto che debba per forza essere sociale e socievole con tutte le persone. Ma lei è Eileen, non è un golden qualunque. Lei è così, non gliene frega un tubazzo di niente della relazione con l'estraneo e non vuole che l'estraneo le vada vicino. Posso punire Eileen per questo comportamento? È giusto? No, non è giusto. Devo aiutare Eileen perché è la mia responsabilità di proprietario e di adulto di riferimento aiutarla? Sì. Ok. Domenica ho lasciato libera la mia cagnetta in spiaggia, è stata fantastica, felice, con lo sguardo attento a non perdermi di vista. Sono orgogliosa di lei e grazie a te. Grazie a te, Loredana, sono io che sono orgogliosissima di voi, perché ricordatevi che nel videocorso voi trovate tutto quello che vi serve. Io vi appoggio e vi guido, ma poi qui nella squadra ne serve un altro di pezzo, cioè serve che tu scelga di fare, cioè scelga che, serve che tu scelga di muovere le chiappe, come dico io, seguire quello che il videocorso ti insegna e agirlo e farlo. E con alcuni cani è facilissimo, con alcuni cani è medio, con alcuni cani è un po' più difficile. Però vedrai che se ti rimboccherai le maniche, sceglierai di fare qualcosa, cambierà la qualità della vita tua e del tuo cane, perché non solo avrai un cane più obbediente, ma pezzo fondamentale che io vi sottolineerò sempre è che avrai un cane più felice e non è un piccolo pezzo, ok? Allora, io vi ricordo che potete trovare il videocorso sul sito www.caniperamici.it, che potete trovare me per consulenze con immenso piacere a Torino e Interland, oppure trovate me per consulenze se state lontani via Skype. E lo so che sembra una roba strana fare delle consulenze per il cane via Skype, ma sull'80% delle cose vi posso aiutare benissimo via Skype. Tutte le volte quando qualcuno mi chiede una consulenza, io sempre prima mi faccio spiegare qual è la questione sulla quale vogliamo muoverci per poterti dire in scienza e coscienza se anche via Skype lo possiamo fare. Quindi se hai bisogno di me, mandami una mail all'indirizzo caniperamici@gmail.com. Viva la felicità nei nostri cani. Ecco, questo, direi che questa frase di chiusura è assolutamente perfetta. Spero di essere stata chiara perché, come vi dicevo all'inizio di questa diretta, è stata una serata terribile. Ho discusso con Pietro, ho dovuto veramente respirare per centrarmi e per parlarvi in questa diretta. Come sempre, è stato un piacere. Io davvero comincio a sentirmi un po' in famiglia, spero sia la sensazione anche tua. Ci vediamo.
martedì della prossima settimana, 20:30. Grazie veramente infinite di essere stati qui con me. È una enorme coccola a tutti i vostri cani per amici. Ciao! Ciao!